C'è il rischio austerity a Rossicini per Pasqua in Abruzzo a causa dell'aumento del costo della materia prima e del caro carburante e di altre situazioni che incidono. Insomma, sarà una corsa all'ultimo arrosticino, visto che si parla di una riduzione del 30-40% della carne che verrà consumata. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Verrocchio, coordinatore Associazione Regionale Produttori Arrosticino d'Abruzzo. La materia prima ha avuto un calo nella reperibilità piuttosto consistente già nel corso dell'ultimo anno, perché ci sono delle condizioni storiche che hanno determinato questo. In primis il fatto che i produttori esteri, ai quali le aziende locali si sono rivolte, ma già direi da decenni a questo punto, e mi sorprende che ancora qualcuno non lo sappia, hanno diminuito la produzione, perché anche all'estero la crisi si sente e questo indubbiamente ha avuto dei riflessi sul costo della materia prima. È diminuita la produzione, quindi parliamo di uno sbalzo del 35-40% nel costo della materia prima, che poi si riflette sul consumatore, perché oggi basta fare l'esempio più semplice: in un ristorante un arrosticino costava un euro fino a 10 mesi fa, adesso se va bene lo pago 1,20 euro, e so che già alcuni lo vendono a 1,30 euro. Quindi aumento del costo della materia prima e la contingenza storica, che determina anche un aumento dei costi di gestione per energia e carburanti, completano un quadro che non è molto favorevole in vista della Pasqua, dove ci sarà una disponibilità direi del 30% inferiore. Prima hai parlato, ti ho detto, perché sei un collega, di corsa all'arrosticino. È possibile questo? Potrebbe accadere. O potrebbe accadere che i ristoranti non abbiano una disponibilità per tutti. Io spero che i nostri produttori, che hanno un grande amore per le nostre tradizioni, oltre che per l'arrosticino, riescano a fare veramente il possibile perché ciò non accada. Però è indubbio che c'è una scarsa reperibilità della materia prima. Insomma, le fornacelle resteranno spente, eppure c'è una curiosità di cui ci parla Lorenzo Verrocchio. In Abruzzo vengono trasformati quasi 1,5 milioni di capi l'anno, capi ovini, quando basti pensare che noi siamo 1,230,000 abitanti, questo la dice lunga sul volume di lavoro che si è creato intorno all'arrosticino e di quanto sia importante tutelare questo settore. Però questo è il momento, ed è un appello che rivolgo alla Regione, di mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori di questo settore, quindi non solo i produttori arrosticini, che oggi in Abruzzo hanno creato un sistema che vale 12-13 mila posti di lavoro, vorrei che la cifra fosse ben chiara, sono oltre 70 le produzioni, le aziende che li producono, oltre a una marea sterminata di macellerie e piccoli laboratori. Quindi mettere intorno a un tavolo la Regione, quindi allevatori, produttori arrosticini, individuare delle misure di sostegno che tra l'altro sono previste dal PNRR, oltre che dal piano di sviluppo rurale, dal PSR Abruzzo. È il momento di metterci intorno a un tavolo, perché noi vogliamo anche tutelare l'economia rurale insieme alle aziende agricole, che sono il nostro preciso punto di riferimento, e ricreare una filiera zootecnica ovina abruzzese che ci permetta di creare economia e occupazione e affrontare meglio le fluttuazioni del mercato.